La cosa che sarà importante, adesso arrivano tre partite ravvicinate importanti, per quello che sappiamo benissimo sarà il nostro comunque cammino, i nostri obiettivi, dove sicuramente il primissimo è quello lì di raggiungere la salvezza. Non è una frase fatta perché, come dico io, è come entrare in casa dalla finestra piuttosto che dalla porta. Quindi poniamoci questo come primissimo obiettivo da raggiungere il più in fretta possibile. E poi dopo, naturalmente, se la cosa avverrà il prima possibile, come ho detto, vedremo il resto. Le responsabilità penso che siano la cosa fondamentale per poter crescere. Adesso al di là, innanzitutto come uomo, ma soprattutto come calciatore per quanto riguarda il nostro contesto. Quindi sono responsabilità che sicuramente non mi intimoriscono, anzi mettono alla prova l'uomo e di conseguenza poi dopo il calciatore. Quindi sono, come detto, sono contento comunque di poter dare una mano alla squadra e, che dire, dare una possibilità ulteriore di scelta al mister. Poi dopo il posto sicuro non ce l'ha nessuno perché siamo una rosa ampia e penso che, anzi, siamo tutti all'altezza di poter vestire la maglia di titolare. Poi dopo siamo consapevoli che, come hai detto te, benissimo, manca purtroppo la vittoria da Salerno e ci eravamo abituati, voglio dire, molto bene, perché naturalmente abbiamo fatto 6 vittorie di fila e sicuramente era nostra intenzione comunque poter continuare. Come abbiamo visto anche settimana scorsa, anche altre squadre, no? Come Novara, come Brescia, stanno avendo anche loro un cammino, come posso dire, piuttosto tortuoso. Adesso il girone di ritorno, secondo me, è sempre più difficile. Poi, come sottolineo, non dobbiamo guardare le altre, dobbiamo guardare in casa nostra, quindi speriamo di poter comunque rimetterci sulla via dei 3 punti il prima possibile. Sicuramente sì, perché a noi manca la vittoria da diverse gare, quindi questa è la primissima motivazione, come ho detto. Poi dall'altra parte ci sarà un Livorno che, non ti voglio dire che è in difficoltà, però che naturalmente vuole elevarsi, mi metto nei loro panni da una zona critica. E quindi guardando noi, guardando loro, le motivazioni ci sono entrambi. Poi dopo è normale, io guardo in casa mia e le motivazioni maggiori sono quelle che ti fanno prevalere sull'avversario, generalmente. Però queste cose le devi riportare in campo, perché poi le parole se le porta via il vento, sostanzialmente. Sicuramente, sicuramente, sicuramente. Ti dico che è fondamentale perché dobbiamo anche sfruttare la spinta del nostro pubblico, anzi ne approfitto per ringraziarli. Io, come ho detto, ho visto anche a Modena una curva che non mi era capitata mai di vedere tutti questi chilometri comunque fatti, anzi ti dico, siamo i primi che vogliamo regalare le nostre gioie ai nostri tifosi.